Ancora una volta, in questa giornata di campionato c'è stato un delitto. Le cose stavano andando bene, come al solito qualcuno deve far cadere il castello di sabbia costruito e ancora una volta il fantallenatore si deve incazzare. E stavolta l'artefice di questo pro quo, questo disastro, non è niente altro che non Alfredo Donnarumma, ma Di Gigio Donnarumma, un altro Donnarumma, proprio quello che dicono che è il portiere più forte di quest'ultima generazione, Gigione, qua e di là. Ma dove? Ma dove? Sono d'accordo, ok, che potevano anche perdere con l'Inter, ma prendersi 4 gol, ma minchia. Ma parliamo anche del Milan, ma stavamo vincendo 2-0 e nel secondo tempo si sono fatti ribaltare come dei calzini da quei cinesi che hanno il coronavirus dal piede fino ai capelli. Ma dimmi te, oh, il tempo insomma di dire, oh, finalmente dai, magari facciamo un buon risultato, 3 punti che valgono oro, e puntualmente arriva qualcuno che deve rovinare tutto. Io poi sta giornata non avevo nulla da dire alla mia squadra. Avevano giocato tutti bene, si erano comportati tutti bene. E poi, guarda che arriva Gigio Donnarumma che rovina. Tutto rovina. Mannaggia la maremma maiala. Minchia, oh. Ma cosa ho fatto di male io per finire in mano da questi due scemi? Io sono in ostaggio dai Donnarumma. Io sono in ostaggio, io dipendo tutto da loro. Non ho il tempo di festeggiare per qualcosa di buono costruito, che subito c'è qualcuno che rovina tutto. Tutto rovina. Guarda, è finito nella ciotola del cane. Adesso, anche per colpa vostra, adesso, ora c'è il cane che non mi parla più da quella volta lì. Perché mi sono sfogato contro di lui, perché non ho nessuno con cui sfogarmi, perché se ci fosse qua Gigio Donnarumma, Alfredo Donnarumma, tutti quelli cui ho puntato fiducia quest'anno, io gli darei una picozzata qua sulla fronte, così, così, così. Mannaggia mia, era anche una partita fondamentale, importante. Poi il mio avversario non ha fatto neanche niente di così eccezionale, eh. Nonostante gli avesse segnato Cristiano Ronaldo, era una partita che si doveva vincere. Adesso che cosa faccio la prossima giornata con un avversario ostile, ostrico, come si dice, difficile da battere, nelle prime posizioni. Mannaggia, Dio, mannaggia, mannaggia. E altri punti buttati. Altri punti buttati. Ah, mannaggia mia, altri punti buttati. Porca miseria. Ma io cosa devo fare, insomma, per vincere una partita? Devo mettere un 6-3-1. Devo mettere un 6-3-1. Oh, io comunque all'inizio, l'estate scorsa, io l'ho detto, c'è la scelta dei portieri. Io se dovessi scegliere un portiere proprio titolare, ma di quelli di cui mi posso fidare, è Gigio Donnarumma. Perché va bene, il Milan ormai con gli ultimi tempi non è che sia un granché di squadra, non sta tenendo degli ottimi risultati, anzi proprio sta facendo delle annate veramente nerissime. Però non mi sarei mai immaginato che il Milan si prendeva 5 reti prima dall'Atalanta, si prendeva 3 reti da quell'altro, adesso lì dai prescritti si prende pure 4 reti. Ma dai, ma minchia, ma chi cazzo c'hanno in difesa? Calimero e Topo Gigio? Ma io non lo so, non lo so. Niente, ci casco sempre ogni anno oltretutto. Io tutti gli anni in cui ho giocato al Fantacalcio, io mi sono sempre detto che
Basta, l'anno prossimo non mi devo più fidare di giocatori del Milan. E poi cosa succede? Poi mi compro il loro portiere, il loro centrocampista. E poi che cosa succede? Fanno cagare e mi mandano a puttane tutto il pantalone. Dai, ragazzi, ma io non lo so, ma. Peggior punteggio del campionato, ultimo in classifica. Adesso non mi ricordo. No, no, non ho il peggior, la peggior difesa del campionato. Pensa un po', pensa un po'. Pensate un po'. Però ho il peggior attacco del campionato. Perché mi segna a malapena Petagna. Petagna, pensate un po'. A malapena mi segna Petagna. A malapena, a malapena. Anche la difesa aveva giocato anche bene, aveva retto. È arrivato ieri sera, dai che la vinco questa partita, e invece Donnarumma rovina tutto. Io sono in ostaggio da questi due Donnarumma. Quest'anno la parola Donnarumma per me è diventato un incubo, è diventato. Poi il suo avversario che aveva Simone Verdi, quello lo segna una volta ogni 3 mesi e puntualmente quando gioca contro di noi deve segnare. Tutti quei giocatori che, ma figurati se segna, dai, ma segna una volta ogni morte, segna.